Salve a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di Super Pokémon Rumble! Perfetto, siamo tornati nella città? Non è possibile! E ora cosa facciamo? La rugiada di luce è scomparsa quasi del tutto dalla fontana! Tu ne sai qualcosa, vero, Panyard? Pensate che siamo stati noi a rubarla? Non faremmo mai una cosa del genere! E allora chi sarà stato? Ora che ci penso, quando abbiamo lasciato la città, ci siamo imbattuti in Crocodile. Oh mamma, che ladruncolo! Crocodile? L'ho sentito che diceva, in questa città non c'è nessuno, sarebbe facile rubare la rugiada di luce. Ma ha anche detto che poi sarebbero andati a East Town. Dobbiamo inseguirlo! Ma non possiamo lasciare Toy Town in difesa! Beh? In casi del genere! Non ci resta che chiedere aiuto a te, campione! Bene bene, ci penseremo noi ragazzi, non vi preoccupate! Verso East Town! Ma che Pokémon è? Ma è un Junior, sì! Te ne vai a East Town! Cerca di fare attenzione, ok? Abbiamo deciso di andare anche noi a East Town! Ci alleneremo lì! Forse ci rivedremo ancora! Poco prima che tu vincessi la Battle Royale... Cosa sarà successo? Ascoltate! La rugiada di luce è dotata di un potere speciale. Potere che dobbiamo far nostro. Voglio che recuperiate tutta la rugiada di luce. Oh no. Capitolo 2. Il furto della rugiada di luce. Wow. East Town. Hai raggiunto East Town. Perfetto ragazzi. Oh mamma! Chi saranno? La rugiada di luce ce la prendiamo noi! Volete metterci i bastoni tra le ruote? Peggio per voi! Forza, prendete! E senza rancore! E tu chi sei? Cosa? Sei il campione? Ti prego, recupera la rugiada di luce! Grazie, sapevo che avresti accettato, facciamo tutto il tempo per te! Di rugiada di luce ne rimane poca, ormai! Ma tu usane pure se ne hai bisogno! Non vi preoccupate ragazzi, ci pensiamo noi. Perfetto, Crocodile è nel forte a est della città. Vado a dare subito un'occhiata, raggiungimi quando puoi. Perfetto ragazzi, adesso abbiamo anche una missione. Riva Tralucente. Forse ci saranno i Pokémon di tipo terra. Chi lo sa? Zona tronchi. Ah no, di tipo erba. Beh, almeno otterremo dei Pokémon molto più forti. La cosa che mi sembra strana è che non abbiamo un Pokémon più forte di Mime Junior. Perfetto, ne stiamo catturando uno. Perfetto.
Un bel trico! 350 ragazzi, anche parecchio. Ok. Pufferbacco. Procediamo. Oh, sempre le solite scimmiette. Ormai tanto già ce l'ha... Un Grovyle! Cerchiamo di catturarlo. No, ci mancava poco però. Se avessimo avuto un Pokémon di tipo fuoco. Un Truico. Un Caterpie. Wow. Vabbè, di certo Caterpie non lo useremo però. Va bene comunque. Se avessimo un Pokémon di tipo fuoco. Abbiamo preso anche dei Kakuna. Oh mamma. Tanto non ce ne facciamo un bel niente. Le scimmiette devono essere punite. Perfetto. Wow. Wow, finalmente stiamo raccogliendo un sacco di Pokémon di tipo erba. E qua dei Vanipedge. Ma questi ci potrebbero servire perché sono erba con le otto, quindi. Sì, abbiamo preso la loro evoluzione. Niente male. Perfetto ragazzi, stiamo prendendo un sacco di Pokémon. Wirlipad, 364. Sì, Wirlipad con Coleomorph. Ce n'è uno indietro, perfetto. Possiamo fuggire, guardate come si muove. Io direi di cambiarlo. Giù. Forse Gutorita potrebbe servire, dai. Pensaci tu, che è abbastanza forte. Un Beautifly. Sì, è confuso. Sì, abbiamo catturato anche Beautifly. Perfetto ragazzi. No, era Butterfly, scusatemi. Oh mamma mia. Continuiamo, corri Gotorita, più veloce del vento. Wow. Stiamo raccogliendo veramente un sacco di Pokémon. È quasi un labirinto questa zona tronchi. Ed ecco l'area del boss. Giù. No, sì, vabbè, mettiamo Butterfly che è anche aereo assalto se usiamo B. Arken. Ah, wow. Questo non ci farebbe male nella nostra squadra. Scappiamo. Sappiamo anche fare confusione. Però finiamolo con aereo salto. Mancato, scappiamo! Corri Butterfree! Forza! Ce la puoi fare? Sì! L'abbiamo catturato? No. Ma perché non ci riusciamo mai? Bah, che strano. Perfetto, abbiamo raccolto un bel po' di soldini. Continuiamo. Wow. Abbiamo raccolto un sacco di Pokémon nuovi. I più forti sono Wirlipad e Butterfree. Torniamo a East Town per ricaricarci un po' la vita. Tanto noi possiamo accedere alla Ruggiata di Luce, quindi. Perfetto. Ha recuperato la Ruggiata di Luce. Adesso dove dovremmo andare? Destra o sinistra? Va, facciamo qua. Riva Traslucente, 2-1. Com'è che si chiamava? Zona Laghi. Ah, qui ci saranno dei Pokémon di tipo acqua, suppongo. Sì. Bene, bene. Io però userei aereo salto qua. Boh. Perfetto. Non riusciamo a colpire questo Psyduck. Ah, ma questa era molto semplice, per fortuna. Ok, fatevi sotto, Pokémon. Non c'è nessun Pokémon decente. Vabbè, abbiamo preso uno Psyduck. 370, però. Wow. Wow, ci stanno anche dei... Oh, mamma mia, non ce la facciamo più. Ah. Perfetto. Psyduck con confusione. Ci sta anche la pre-evoluzione di Lotad. No, è Lotad, scusami. Opla, mi sono confuso con l'ombre. Ok.
Perfetto, sa anche fare pistolacqua. In time, Paul! Un lombre, perfetto, abbiamo preso il Pokémon più potente. Io direi di metterci quello. Che diciamo il capo di tutti quelli. Lombre, sfuriate! Va benissimo. Perché poi con le mosse fisiche si possono catturare i Pokémon più facilmente. Perfetto. Continuiamo così, 11 di combo. Bravo Lombre. Opla. Forza, dai, facciamoci strada tra i nemici. Forza. Uno Psyduck. E arriviamo al boss. Chi sarà mai un Tirtuga? Ah, sono i Pokémon fossili allora. Perfetto, ha usato cascata. Perfetto, colpiamolo alle spalle. Forza. Mancato, scappiamo. Forza. Cambiamo. Assorbimento, perfetto. Assorbimento è super efficace. È acqua un assorbimento, eh. Vai Lotad, corri più veloce del vento. Ma stai premendo allora? Scappiamo. Forza. Dov'è? Colpisci il boss. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì, l'abbiamo preso, per fortuna. E abbiamo preso Tirtuga. Perfetto, 390. Acqua getto, wow. Opla. Allora ragazzi, per questa puntata di Pokémon, di Super Pokémon Rumble è tutto. Nella prossima puntata cercheremo di raggiungere il malvagio Crocodile. Ciao a tutti!